La rassegna stampa è offerta da... Marzo, buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere insieme le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero statale, la riforma tocca i salari, tetti alle retribuzioni per la dirigenza della pubblica amministrazione, nel testo percorsi legati al merito e licenziabilità, fisco parte la fatturazione elettronica, risparmi per 2 miliardi, ma 450 enti non sono pronti. Francia, il trionfo di Sarkozy, Le Pen a secco, crollo socialista, amministrative all'UMP, 70 dipartimenti, mai stati così forti. Vettel batte tutti, Ferrari e Valentino, che show, l'Italia che corre, esiste ancora, podio azzurro in MotoGP. La Gazzetta del Mezzogiorno, resa dei conti, riforme, nuova sfida nel PD, Landini, Fiom insiste, sul lavoro Berlusconi si è fermato, Renzi no, Forza Italia, direttiva sulle candidature, rischio caos, anche in Puglia, oggi minoranza, l'attacco in direzione, la Boschi, andiamo avanti, Vendola, il governo è una coalizione di lobby. Calcio, Lecce e torti arbitrali, è una storia infinita, sarebbe ora che la società intervenisse sulle designazioni dei direttori di gara, a Catanzaro la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Marchionne esulta, sensazionale, show di Vettel in Malesia, la Rossa torna a vincere e Rossi trionfa nel Qatar, sul podio le Ducati. La protesta a Lecce, gli artisti salentini in piazza, giù le mani dai nostri ulivi. La Gazzetta di Lecce, emergenza Xylella, gli artisti salentini in piazza, giù le mani dai nostri ulivi. Bagno di folla in piazza Sant'Oronzo, 5.000 persone hanno risposto all'appello di Nando Popu, leader storico del gruppo su Stone System. Buchi nel cranio di un martire, giallo risolto, Otranto dall'Università di Pisa, il verdetto sul mistero. Lecce, avvocati in assemblea con il rebus dell'astensione. Gallipoli, un anticipo d'estate nel lido della Movida, al primo sole in centinaia sulla spiaggia. Infine il nuovo Diano di Puglia, in piazza per gli ulivi e stasera c'è la Via Crucis, in migliaia a Lecce per dire no all'abbattimento, a Bari, vertice, Silletti, Regione, sul piano antibatterio. Liste e indagati, guerra nel PD, De Emiliano via libera da Baderusso e Fiora attacca Piconese, scelte sbagliate. No a Toma, scegliamo noi il candidato sindaco di Forza Italia, Mazzotta sfida Fitto a maglie, invasione nel neo-ordinatore della città dell'ex ministro. Attentato in città, in fiamme due chioschi, a Ragale incendiate le auto di una coppia. All'interno in primo piano ancora l'emergenza ulivi, piano antixilella, nuova ricognizione dopo lo stop del TAR, oggi vertice tra commissario e regione. Il sit-in sì a interventi alternativi, no a rieducazioni inutili. I manifestanti buone pratiche per agricole e meno pesticidi, ieri a Lecce in 4.000 hanno criticato il piano varato dalla protezione civile. La pagina dedicata a Lecce, il comune antixilella, sgravi sull'IMU agricola, un piano con gli sconti fiscali per aiutare i proprietari dei terreni con ulivi malati, in campo l'assessore Monosi. Commercio, parte il nuovo mercato, tutti in via Bari, da oggi a Rione San Sabino anche gli ambulanti firmatari del ricorso al TAR. Politica, doppio scontro, liste fuori gli indagati, duello Fiore a Baderusso, scatena la guerra nel PD, tutti contro tutti dopo la lettera della candidata a Piconese. Mazzotta avverte Fittiani, sui sindaci Forza Italia decido io e il neo coordinatore berlusconiano frena su maglie, Toma non rappresenta i forzisti, tutto da decidere. E infine lo sport, il calcio, Altalena Lecce, mercoledì match casalingo contro il Benevento, Bollini deve affrontare l'emergenza, l'esperto di Lega Pro Orlandi, Salentini penalizzati dal rendimento discontinuo. Serie D, le gare boom boom, fa felice il Gallipoli. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui, a più tardi con TG24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...